Dopo ben 9 anni, Angelo Riccardi non è più il sindaco di Manfredonia, questa volta nessun colpo di scena come i tanti a cui ci aveva abituato. Questa volta non c'erano più i numeri, ma soprattutto non c'era più la voglia di sostenere un uomo solo, ma non più al comando. Lo stesso suo partito, il PD, lo aveva subito scaricato 20 giorni fa, accettando le dimissioni. Le dimissioni sono state chiaramente consegnate con il chiaro intento di chiudere un'esperienza amministrativa che si pone, come abbiamo più volte detto, con una serie di difficoltà rispetto al governo della città. Un epilogo amaro non solo per Riccardi, ma per tutta la città di Manfredonia, che attraverso questa fase critica dal punto di vista politico-amministrativo si trova senza sindaco, senza un bilancio approvato e con tanti progetti finiti nel vuoto. Con la fine anticipata dell'amministrazione Riccardi, addio anche a Gestione Tributi S.p.A. e all'Agenzia del Turismo. Riccardi tradito soprattutto dal suo partito, al quale aveva chiesto di restare compatto, almeno nell'approvazione del documento unico di programmazione del bilancio di previsione. Invece, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, oltre all'assenza di Rosalia Biceglia e Vincenzo Balsamo, certi di non votare i due documenti, si è aggiunta quella determinante di Damiano D'Ambrosio, che ha decretato la fine dell'era Riccardi. Una maggioranza sempre in affanno, sempre in cerca di qualcosa dal sindaco Riccardi, che ha retto finché ha potuto e che ora paga per tutti e non solo per colpa sua. Martedì arriverà il commissario prefettizio, resterà almeno fino a maggio 2020, quando si dovrebbe tornare alle urne per eleggere il nuovo sindaco di Manfredonia.